Come ho avuto modo di dire ieri, a me dispiace l'abbandono dell'aula da parte della minoranza, anche perché io credo che si debba sempre partecipare alla discussione politica, anche quando non si è d'accordo, e chi esce dall'aula difficilmente può dire le proprie ragioni. Il giorno dopo la bagarre in consiglio regionale, che ha portato all'approvazione della riforma degli enti locali in un'aula semivuota, la presidente Serracchiani replica così all'opposizione che ieri ha tentato di far mancare il numero legale. Noi abbiamo spiegato al Movimento 5 Stelle, come a tutto il centrodestra, che la relazione tecnica non era necessaria. Lo ha spiegato non il Presidente della Regione, lo ha spiegato il Presidente del Consiglio regionale e il Ragioniere Generale della Regione. Io penso che si debba fare bene il proprio mestiere. La clamorosa protesta dell'opposizione è partita dal Movimento 5 Stelle, che ha ravvisato la mancanza di una scheda tecnica di tipo economico a supporto delle operazioni di fusione previste dalla legge di riforma. Hanno cercato di farci digerire il fatto che non era necessario, insomma, delle scuse per giustificare una mancanza invece che semplicemente ammettere, come Movimento 5 Stelle, visto la gestione e l'interpretazione del regolamento, non ci siamo sentiti tutelati e quindi abbiamo deciso di lasciare l'aula. Lo strappo è anche di tutto il centrodestra. Le critiche riguardano sia il metodo che il merito della riforma. C'è stata una conduzione da parte del Presidente del Consiglio inaccettabile, perché il Presidente del Consiglio doveva fermare i lavori e io sono certo che se avesse fermato i lavori in qualche modo una soluzione l'avremmo in qualche modo trovata. La riforma è tutto il contrario di tutto, invece di alleggerire la regione l'appesantisce, delegittima quello che è il sistema degli enti locali, non fa una norma che è la colonna principale, cioè non dà certezza rispetto ai trasferimenti regionali, quindi al tema della finanza locale.